Una storia che non era ancora stata scritta in modo così completo su uomini che hanno dedicato la loro vita in passato anche sacrificandola al servizio del Papa e della Chiesa. La troviamo nel volume La Gendarmeria Vaticana, dalle origini ai giorni nostri, frutto delle ricerche di Sandro Barbagallo e Cesare Catananti negli archivi del Corpo e della Segreteria di Stato, ma anche nell'Archivio di Stato italiano, che hanno permesso il recupero di preziosi documenti e memorie. Il volume, è pubblicato dalle Egizioni San Paolo a conclusione delle celebrazioni per i 200 anni della Gendarmeria, fondata da Pio VII il 14 luglio 1816, è stato presentato nei giorni scorsi nel braccio nuovo dei Musei Vaticani e dimostra, documenti alla mano, che quella voluta da Papa Chiaramonti è stata piuttosto una rifondazione. Sandro Barbagallo che ha curato la ricerca fino al 1870 e alla fine del potere temporale del Papa. Abbiamo trovato tutta una serie di documenti relativi proprio agli anni 1816-1825 in cui gendarmi pontifici Chiedevano di far parte dei carabinieri pontifici che si erano costituiti nel 1816 perché la gendarmeria viene fondata invece eh, con questa denominazione nel 1850, non, non prima. Abbiamo potuto scoprire che la gendarmeria è molto più antica: ed è più antica di parecchi secoli, se si considera che, per esempio, già eh, nel, mh, nel 1300, anzi esattamente. Eh, nel giorno in cui venne indetto il primo giubileo della storia, Papa Bonifacio VIII compare nella loggia delle benedizioni di, di San Giovanni in Laterano eh, con dietro uno stuolo di soldati che eh, montano la guardia tenendola alla barda. Non certo si tratta della Guardia Svizzera che verrà fondata nel 1506, ma sono invece ehm, quel che resta, eh, o perlomeno la trasformazione di quegli antichi soldati che verranno affidati al Papa da parte dell'imperatore Costantino all'indomani dell'editto di Milano. Erano i militi armati assegnati nel 313 come scorta di Papa Melchiade e poi Silvestro. Tra episodi sconosciuti e ora svelati emerge anche il grande impegno del corpo in iniziative di solidarietà e carità. Giuseppe Dalla Torre, Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Nel 1867 fu la famosa peste d'Albano che impegnò la gendarmeria in servizi solidaristici e di carità. Oggi sappiamo, con le vicende che ci sono state anche di recente in Italia e all'estero, quanto la gendarmeria faccia anche su questo settore. E arriviamo al secolo scorso, all'occupazione nazista di Roma, periodo sul quale fanno luce le ricerche di Cesare Catananti, storico della medicina ed ex direttore generale dell'ospedale Gemelli. Seconda guerra mondiale, quando, nel, soprattutto nel 1943, eh, i prigionieri inglesi evadono dai campi di prigionia e trovano rifugio in, in Vaticano. Dentro il Vaticano, soprattutto presso la sede del ministro Osborne, il rappresentante eh, dell'Inghilterra, eh, quell'appartamento diventa il nucleo di attività di intelligence, la famosa escape line dell'MI9 ha sede proprio qui dentro. E le carte ci fanno vedere una, una gendarmeria che deve controllare quello che succede. Da una parte deve rispettare gli ordini superiori del, del loro capo, il, il presidente della pontificia. Commissione Canali, dall'altra parte, con una visione diversa c'è Monsignor Montini e quindi devono barcamenarsi tra indicazioni a volte non tutte unanime, però c'è un'intensa, incredibile attività e di grande empatia peraltro verso questi prigionieri. Il 14 settembre 1970 Papa Montini abolì tutti i corpi militari dello Stato ad eccezione della Guardia Svizzera e quindi anche la Gendarmeria, che conservò però le funzioni di vigilanza sul Papa, difesa dello Stato, polizia interna e sicurezza. Lo storico Andrea Riccardi. Si voleva far saltare la Corte, eh, si voleva togliere l'aspetto del potere temporale, eh, si ridusse la Gendarmeria a ufficio di vigilanza, un'ottantina di uomini. Ma. I problemi erano gravi ed erano grandi, come si manifesteranno con l'attentato a Giovanni Paolo II, che fu una cosa drammatica e mostrò che non solo la persona del Papa, non solo il Vaticano, ma direi tante parti del mondo cattolico erano sotto minaccia. Questa nuova gendarmeria risorge nel 2004 come un corpo civile disciplinato militarmente. E né angeli né carabinieri, ma uomini. Che credono e che si danno da fare per la sicurezza in maniera gentile e efficace. Insieme al libro che è in vendita nei bookshop della Libreria Editrice Vaticana e dei Musei Vaticani, con il ricavato devoluto in beneficenza, è stato presentato dal prefetto della Segreteria per la Comunicazione, Monsignor Dario Viganò, un trailer del documentario sulla gendarmeria realizzato dal Centro Televisivo Vaticano e da Officina della Comunicazione immagini e storie di gendarmi di oggi che mettono in evidenza, come le ricerche del volume, la capacità della gendarmeria vaticana di aggiornarsi, potenziarsi e perfezionarsi per essere all'altezza delle nuove sfide in un mondo globalizzato. Ancora Dalla Torre e Riccardi. Oggi è necessario un'azione di intelligence, di prevenzione, in accordo con altre forze di polizia degli altri stati e di altri paesi. Quindi non è un problema di militarizzazione, è un problema di prevenzione che secondo me è molto importante. La gendarmeria non vuol dire creare muri, la gendarmeria non vuol dire un'azione militare o repressiva, ma è difendere attraverso la rete, questo è il criterio. E quindi un soggetto internazionale in rete per esempio con l'Interpol o con le agenzie di intelligence non solo per proteggere la persona del Papa che non vuole essere separato dai fedeli, ma allo stesso tempo per dare sicurezza dell'incontro con lui qui, in Vaticano, in Italia, ma anche nei grandi scenari del mondo.